Per anni ho accumulato fotografie e sono diventate migliaia. E in questo marasma mi sono reso conto che però manca qualcosa. Ho bisogno di dare un senso, una direzione. O forse un progetto. Biscottino, ci hai preso male perché hai già il collare. Purtroppo ho dovuto metterglielo perché sto soffrendo di una brutta dermatite. Ma domani abbiamo una visita e risolviamo tutto. Che goduria. Ma parliamo delle cose belle perché fuori c'è un bel sole. Esco così, parliamo di un paio di cose e nel frattempo posso toglierti questa corona così tu non ti gratti mentre cammini, eh? Liberi! Sì, beh, c'è il sole, però devo dire che comunque un po' fa freschino, eh. Tra l'altro adesso non si vede, ma stamattina era tutto ghiaccio qui. Cioè, capito? Freschino mica male. Tra l'altro speriamo che non abbia fatto abbastanza freddo da ghiacciarmi anche la caldaia, perché sennò è possibile che mi esplodano i tubi e non è tanto bello. Poi uno dice, vabbè, ma allora come fai d'inverno a gestire la situazione se fa molto freddo e ti scoppiano i tubi? In realtà c'è una cosa che si chiama uebasto, che è una sorta di stufa interna che scalda e quindi stai qui dentro ma stai al caldo. Peraltro qui ci saranno un sacco di cose da fare. Ad esempio vorrò riverniciarlo davanti, perché vedete la carrozzeria non è proprio delle migliori. Ho comprato un tendalino, si aprirà in questo modo, partendo da qua, tipo te, così. Qua sotto potrò fare un sacco di cose interessanti, ma le vedremo nei prossimi mesi. Comunque, non so voi, ma io per anni ho lavorato come fotografo e ho fatto davvero centinaia e centinaia di foto. Ricordo che facevo almeno 6 servizi alla settimana, d'estate arrivavo a quota 10 a volte. Infinite ore con la macchina fotografica in mano. E recentemente mi è stato chiesto: Michael, ma tu, tra tutte le foto che hai fatto, hai un tuo progetto personale? No. Oh, comunque qua c'è sempre una luce incredibile e inspiegabile. E vedete, questo serve per caricare le balle di fieno. Praticamente una balla veniva messa qui, questo nastro porta sulle balle, arriva fino a là e poi le faceva cadere. Chiaramente adesso non serve perché, come vedete, di balle ce ne sono molto poche. Però immaginatevi che da piccolino qui era tutto pieno. Allora si usava questo che praticamente ci aiutava a spostarle fino in alto. Allora, dicevo, a quella domanda sul progetto fotografico in realtà un po' rimasi perplesso, un po' basito. Perché mi dissi, possibile Michael che con tutte le foto che hai fatto nella tua vita fino ad ora non ci sia mai davvero qualcosa che tu possa chiamare progetto? Sì, certo, se vogliamo, avevo, come dire, i miei ambiti, avevo i ritratti, avevo i matrimoni, avevo gli eventi e per ognuno di questi ambiti avevo un portfolio finito che rappresentasse un po' il lavoro. Ma un progetto degno di questo nome mai avuto. E quando poi mi sono chiesto perché, primo, non ho mai avuto molto tempo e secondo, non sapevo mai bene da dove iniziare, perché ero convinto in qualche modo che le cose più belle fossero nelle mete esotiche, in un'avventura che avrei potuto vivere soltanto partendo e lasciando tutto. E qui intorno a me non vedevo niente di davvero interessante. Capita anche a voi, sono un unico. Però, come spesso accade nella vita, le cose cambiano quando inizi a farti le domande giuste. E la domanda fu: e se mi sbagliassi? Tra l'altro va, sono arrivati i pecori. Guarda lì. Anzitutto la domanda delle domande è: cosa ti interessa davvero? Questo è interessante, no? E la risposta non è che deve essere per forza qualcosa di grande, come, che ne so, tipo il cambiamento climatico o la fame nel terzo mondo, che sono tutti argomenti grandissimi, lo capisco. Ma va benissimo anche se sono cose più piccole, che in qualche modo viviamo e sentiamo davvero nostre. Comunque, una delle più grandi benedizioni della mia vita è l'avere questo bosco vicino a casa. Ogni volta che voglio vengo qui, ci faccio una passeggiata e subito mi ricarico. Tra l'altro adesso lo vedete così spoglio perché chiaramente è inverno, ma qua è dove anni fa avevo fatto il video con Saretta. In primavera si riempie tutto e diventa di un verde elettrico pazzesco. Meraviglioso. Qui c'è un ruscello che lo attraversa, che però ormai più che ruscello sono 3 gocce d'acqua. E mi ricordo addirittura che da bambino ci venivo qui a fare il bagno. Qua cosa ci fa? Un copertone? Come ci sia arrivato? Boh. Comunque io credo che un progetto fotografico, soprattutto se il primo o soprattutto se fatto in parallelo a un lavoro da fotografo o comunque a un lavoro, credo che debba avere 3 caratteristiche fondamentali. La prima è che dovrebbe essere personale. Secondo me dovrebbe essere qualcosa che ti interessa, qualcosa che ti piace davvero, qualcosa sulla quale davvero poni attenzione. Magari potrebbe aiutarti a chiederti: ma io cosa noto che gli altri non notano? Da cosa sono attratto che gli altri manco vedono? Ecco, secondo me se parti da lì potresti trovare una serie di idee interessanti.
L'altro giorno per la prima volta ho scoperto questo posto qui. Cioè non è che l'ho scoperto, lo conoscevo già. Però solo di recente hanno messo queste recinzioni. Tutta questa parte, a breve, diventerà un agriturismo. Pazzesco. E mentre camminavo con Misco ho incontrato la proprietaria che mi ha spiegato. Quella è una mini serra e per tutta questa fila, fino là in fondo, avevano piantato diverse cose per avere un raccolto invernale. Solo che loro, oltre ad avere i cavalli e i pony, hanno anche delle capre che sono scappate, hanno saltato la recinzione e sono entrate lì mangiandosi tutto. Le capre erano felicissime, lei un po' meno. Eccoli, fa che meraviglia. Due, secondo me un progetto dovrebbe essere sostenibile. Un buon progetto fotografico, soprattutto il primo, dovrebbe essere sostenibile. Cosa intendo per sostenibile? Cioè non troppo distante e né troppo dispendioso. Immagina che il tuo progetto sia a ore di distanza. Per arrivarci in macchina devi percorrere infiniti chilometri. Tra lavoro, vita privata e tutte le altre cose che abbiamo, beh, diventerebbe difficilino da sostenere, no? E questa è una pista di atterraggio? Per elicotteri. Ed è subito... tac! Ora, non so voi, ma a me questo posto mette sempre un sacco di tristezza. Ci sono legni tagliati, rami arruffati in giro, terra che è diventata fango per via dei macchinari che passano avanti e indietro. Guarda poi i tagli su questo tronco, sembrano quasi ferite, no? E il fatto che non ci sia nessuno rende il tutto ancora più spettrale in qualche modo. Che poi, sapete qual è il bello? Che forse sono io a farmi tutti questi pensieri. Una persona normale ci passa avanti e non vede nulla. Eppure a me dà sempre questa sensazione. E il terzo punto fondamentale, secondo me, per un buon progetto fotografico, è che deve essere accessibile. E con accessibile intendo dire che tu possa entrarci dentro in qualche modo. Perché una cosa nasconde sempre altre cose. E quindi se noi non abbiamo la possibilità di entrare dentro al progetto che vogliamo indagare, rimarremo sempre sulla superficie, no? Poi è chiaro che con la giusta dose di perseveranza, attitudine e faccia tosta, qualsiasi progetto può potenzialmente diventare accessibile. Ma è anche vero che, essendo il primo, forse dovremmo trovare qualcosa in cui davvero possiamo entrare, farne parte. E semplicemente possiamo iniziare a cercare tra le nostre conoscenze, i nostri hobby, le nostre passioni. Magari è proprio lì che si nasconde un progetto degno di nota. E comunque sceglierlo accessibile ci toglierà tantissime resistenze che all'inizio non è male potersi togliere. Andiamo! E dopo tutto il nostro giro siamo tornati a casa. Infatti laggiù ci sono i pecuri. Ma quindi Michael, perché ci hai fatto girare tutto il tuo vicinato? In effetti è una domanda lecita, ma la realtà è che semplicemente qualche giorno fa ho fatto lo stesso giro da solo, ma visto che in questo periodo ho proprio in testa il tarlo di iniziare un progetto fotografico, perché appunto è qualcosa che non ho mai fatto, e come ti ho detto non trovavo mai nessuno spunto che mi facesse dire ok, questa cosa è interessante. Ma poi quella mattina, visto che in testa avevo questo discorso, mentre camminavo semplicemente mi sono reso conto su quante cose io abbia posto l'attenzione e di conseguenza quanti potenziali progetti avessi attorno senza che me ne fossi mai accorto. Cioè, pensaci, volendo potrei fare un progetto sulla mia cascina, su quello che è stato, quello che è e quello che sarà in futuro, sulle persone che ne fanno parte. Oppure potrei fare un progetto nel bosco in cui racconto quanto per me è importante, perché per me è importante, cosa ci trovo di meraviglioso e quali sono le sue fragilità. Oppure ancora potrei raccontare della storia di questo agriturismo che sta aprendo, di come nel 2023, in un'epoca in cui il digitale è sempre più presente nelle nostre vite, potrei raccontare la storia di qualcuno che ancora vuole stare all'aria aperta e ama sporcarsi le mani, e in questo caso nel vero senso della parola. Oppure ancora potrei addentrarmi nel mondo di chi quotidianamente abbatte e taglia alberi, che io vivo con tristezza, ma magari posso scoprire cose nuove. Perché la bellezza di un progetto non è l'idea che tu hai delle cose, ma l'idea che tu potresti avere indagandole, e ciò che ti permetti di scoprire attraverso la fotografia, che ha davvero valore. Tra l'altro, ognuno di questi progetti si potrebbe guardare da mille angoli diversi. E tutto questo letteralmente a un passo da casa mia. E quindi ora ne sono convinto, oggi più che mai, che non è che manchino le storie interessanti da raccontare. A volte piuttosto manca l'interesse, la sensibilità e la voglia di raccontarle. E proprio ieri mattina nel mio canale Telegram, dove ogni tanto metto alcune riflessioni, alcuni approfondimenti, tra l'altro se ti interessa ti lascio il link qua sopra, Andreana, una ragazza meravigliosa, una
fotografa bravissima, ha risposto a un mio messaggio in cui appunto parlavo di progetti fotografici citando Kubrick e dice, te lo leggo papale papale: l'ignoto sta nascosto nel cuore del noto e basta cambiare occhi, cambiare sguardo e cambiare obiettivo per scoprire nell'ambiente familiare un'estranietà insolubile, una complessità infinita. Meraviglioso. Personalmente io voglio prendermi l'impegno di dedicare tempo, energie e attenzione a un progetto di quelli che ho attorno, perché credo davvero che ci sia una sorta di magia in un progetto fotografico personale. Però adesso ti chiedo, e tu quale storia hai vicino che non vede l'ora di essere raccontata?